minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, nella sala San Francesco dei frati minori cappuccini, luogo d'incontro della gente con Padre Pio. Oggi qui per raccontarvi la storia che ha inviato a questo indirizzo email che vedete in sovraimpressione, Marianna dell'Erba. Nel 1994 un dolore lancinante alla gamba sinistra la costringe a cercare un aiuto medico. Dopo la TAC, gli specialisti le vanno a diagnosticare due gravi discopatie alle vertebre L1 ed L5. Il dolore è insopportabile e nonostante le cure a base di antinfiammatori e cortisone, Mariannina non trova sollievo. La sua vita cambia radicalmente, costretta a letto o in piedi, la sua sofferenza è sempre costante. Il dolore le prende il nervo sciatico, causandole così insensibilità al piede. Dopo un anno di continue sofferenze, numerosi incontri con vari medici d'Italia, Mariannina viene consigliata di rivolgersi ad un neurologo della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, il primario d'Angelo. Nel maggio del 95 viene ricoverata per due giorni per sottoporsi ad una risonanza magnetica che conferma le due discopatie. Tuttavia il professore le comunica che, data la sua giovane età, l'operazione non è un'operazione, la sentenza è dura, dovrai convivere con questo dolore. Mariannina non può accettare di vivere una vita di sofferenza, ma soprattutto con una figlia di 3 anni da crescere. Ed il 14 giugno del 1995 torna a San Giovanni Rotondo per ritirare quelli che erano i referti medici che venivano consegnati a lei, per pregare anche San Pio affinché l'aiutasse, chiedere la sua intercessione, aggrapparsi a Dio. Ma ciò che Mariannina sente dentro di sé è ancora più forte. Stai tranquilla, non avrai più bisogno di fare controlli o rivolgerti ad altri medici. Quei documenti non ti serviranno più. Queste parole Mariannina si sente dire dentro di lei, in preghiera, quando è qui nel santuario di Santa Maria delle Grazie. Nonostante però l'irritazione iniziale, Mariannina si dirige al santuario per cercare così conforto da Fra Modestino. Dopo aver ascoltato la sua storia, il frate le chiede dove avverte il dolore. Quando Mariannina gli indica la schiena, Fra Modestino le appoggia un guanto di San Pio dietro la schiena, recita insieme a lei diverse preghiere e prima di congedarla le dedica un libro intitolato Io testimone del Padre, rassicurandola. È uno dei libri che ha scritto proprio Fra Modestino. Incredibilmente, dopo un mese, Mariannina inizia a stare meglio, fino a guarire completamente, e da allora non ha più avuto bisogno di prendere farmaci, di fare controlli medici, e da quel giorno sono passati 28 anni. Mariannina non ha più sentito dolore. Anni dopo, nel 2014, durante un controllo post-operatorio per un carcinoma mammario all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, i medici le chiedono che tipo di patologia abbia avuto al rachide. Mariannina si rende conto di aver dimenticato completamente della discopatia, tanto da non menzionarla nemmeno nella sua anamnesi. E con stupore i medici apprendono di questa sua guarigione miracolosa. E lei conclude questa mail scrivendo grazie San Pio e grazie Fra Modestino, rendendo così a noi tutti questa testimonianza, volendola così condividere, della grande intercessione non solo di San Pio da Pietrelcina, ma anche del servo di Dio, Fra Modestino Fucci da Pietrelcina.